Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo confronto targato slidesmack.com. In questo confronto andiamo a vedere quale applicazione è più utile per notificarci il cambio dei brani. Allora, tutti voi conoscerete SkipTunes, la famosissima applicazione disponibile sul Mac App Store, giunta alla versione 3.0.1, che ci permetterà di ottenere delle notifiche sul nostro Mac quando cambiamo un brano non solo in iTunes, ma anche in Spotify e negli altri servizi collegati. iTunes ha abilitato questa funzione nelle precedenti versioni, però è rimasta ovviamente una funzione esclusiva di iTunes. Se noi utilizziamo altri servizi come ad esempio Spotify, dovremmo ricorrere a SkipTunes, ma non è detto per forza. SkipTunes comunque ha un costo e offre anche delle funzioni aggiuntive rispetto all'altra applicazione che vi presentiamo. Però se non avete grandi pretese, anche Music Match potrà fare al caso vostro. Andiamo a vedere perché. La domanda di oggi quindi è SkipTunes oppure Music Match? Allora, iniziamo dicendo che sono due applicazioni differenti. Music Match nasce come un contenitore di testi, quindi come un'applicazione che a seconda del brano in riproduzione ci permette di leggere il testo, e SkipTunes invece è un vero e proprio controller per la barra dei menu di OS X per le nostre canzoni in riproduzione. Con Music Match, se noi cambiamo brano, ad esempio qui con Spotify stiamo provando, ci viene notificata la variazione. Quindi, come succedeva su iTunes, anche qui Music Match ci fornisce il brano cambiato, quindi con il titolo. Se poi noi apriamo l'applicazione, potremo leggere anche il testo. Ovviamente le funzioni si fermano qui, non avremo a disposizione dei controlli aggiuntivi sulle tracce, però vediamo che funziona con tutti i servizi compatibili, quindi anche con iTunes, in questo caso funzionerà anche con RDO, eccetera. Se noi abilitiamo anche una funzione particolare nell'applicazione, potremo ottenere ad ogni cambio di brano, oltre alla notifica, anche direttamente una finestra che ci mostra il testo, anche se questa finestra poi diventa invasiva, perché ogni volta che viene modificato un brano in riproduzione, quindi ogni volta che cambiamo brano, ci appare questa finestra. Basterà cancellare Automatically Show Lyrics When the Song Change. Così facendo avremo solamente la notifica che poi sarà disponibile anche nel centro notifiche. Andiamo a vedere invece SkipTunes. Apriamo l'applicazione dopo aver chiuso Music Match. Vediamo che SkipTunes si posiziona nella barra dei menu e ci fornisce la copertina dell'album, eccetera. Con il cambio dei brani, anche questa applicazione ci manda una notifica. Funziona sia con Spotify, sia stiamo provando anche con iTunes, funziona con svariati servizi, quindi esattamente come Music Match. Cosa cambia a differenza di Music Match? Quindi quali sono le vere differenze? Che Music Match ci dà anche il testo, se noi vogliamo anche il testo, mentre non ci fornisce alcun controllo sul volume, sulle tracce. A differenza di SkipTunes invece, che se lo raggiungiamo dalla barra dei menu e apriamo, avremo a disposizione un controllo per il volume, un controllo per le tracce e un controllo per la condivisione in Facebook e Twitter, oltre che alcune scorciatoie da tastiera customizzabili globali per tutte le applicazioni. Bene, ragazzi, questo era il confronto. Ovviamente voi scegliete quella che preferite e magari fatelo sapere nei commenti. Grazie, a presto!